Mascherina obbligatoria durante le lezioni anche per i più piccoli e didattica a distanza invece per gli studenti delle scuole superiori. Queste alcune delle nuove misure contenute nell'ultimo DPCM e così ancora una volta è in atto una rivoluzione nel mondo della scuola. Pur accettando di buon grado il fatto che le scuole debbano chiudere, perché se questo serve all'intera società, cos'altro dire, insomma. Però tutto questo avviene, diciamo così, anche in un contesto dove le cause della chiusura della scuola non sono chiare, perché all'interno delle scuole, a mio avviso, non vi sono contagi. I ragazzi vanno in quarantena e poi rientrano e sono negativi. Quindi il problema è che probabilmente sono contagiati all'esterno delle scuole stesse, e soprattutto nei momenti in cui si muovono con i trasporti pubblici. Per i più grandi, dunque, si passerà alla DAD al 100%. È un passaggio consistente che richiama il lockdown dello scorso anno, perlomeno per quello che riguarda la scuola superiore. Non è detto che le problematiche che esistevano l'anno scorso siano del tutto risolte. Intendo dire la disponibilità di device, di strumentazione da parte degli alunni e soprattutto anche di reti efficienti da parte delle scuole stesse, perché l'anno scorso una parte consistente della popolazione studentesca è rimasta estranea alla didattica a distanza. Salvaguardate invece le attività di laboratorio e la presenza degli alunni con bisogni educativi speciali. La questione però è tutt'altro che semplice, perché intanto i docenti di sostegno hanno un orario limitato disponibile per ciascun alunno. Inoltre gli alunni con disturbi specifici di apprendimento non hanno a disposizione dei docenti di sostegno, perché i docenti di sostegno sono riservati solamente per coloro che hanno l'apposita certificazione ai sensi della legge 104. Ma anche nel caso di laboratori è difficilissimo organizzare la presenza degli alunni. Quando vengono? Vengono nel pomeriggio? In quale orario? Oppure vengono la mattina? Cosa fanno? Interrompono la didattica a distanza, vengono a scuola e poi rientrano a casa per seguire la didattica a distanza. Il nuovo DPCM inoltre è molto chiaro anche per quanto riguarda le scuole elementari. Anche i più piccoli, per contenere l'ondata dell'epidemia, dovranno indossare i dispositivi di sicurezza, dalle elementari alle medie, dall'ingresso all'uscita, senza toglierla nemmeno quando si siedono al proprio banco. Questo sarà uno degli aspetti più difficili, proprio perché, per i bambini è difficile, per gli adulti indossare costantemente la mascherina, quindi figurarsi per i bambini. Certamente si tratterà di rivedere profondamente i modelli educativi, perché, come dire, i nostri ragazzi e i nostri bambini non sono abituati ad una disciplina così rigida come quella delle mascherine indossate costantemente, e questo forse deriva anche dai modelli educativi diffusi socialmente, al di là del fatto che poi indossare le mascherine ininterrottamente è di per sé una questione tutt'altro che agevole, è abbastanza dura per chiunque.